Ciao a tutti, sono Claudio Giulianelli, presidente della Galleria d'Arte Megart. Ci troviamo nel locale della nostra galleria, Megart Gallery, che è a Corchiano, che è un antico paese etrusco vicino a Roma. Oggi ho il piacere di presentarvi un'opera di un'artista americana a cui tengo moltissimo. Il suo nome è Veronica McLaren. L'ambientazione di questo scatto fotografico è ancestrale, surreale. Io vedendola avevo l'impressione di guardare un'opera del grandissimo René Magritte. Analizziamo un attimo quest'opera. Il primo sguardo, la cosa più che ci colpisce, qual è? È questa finestra neogotica che taglia, lacera la superficie scura. Entrando proprio in questa foto, che cosa vediamo? Oltre questo cielo che si staglia, noi vediamo questa siepe e questo albero. Entriamo nel dettaglio di quest'opera. Come potete vedere, questo che diciamo che è un paesaggio, la nostra visuale viene bloccata da queste sbarre, che comunque non impediscono la visuale di questo cielo, di questo albero e di questa siepe. Vedete questo? Questo è un mazzo di fiori in un vaso, però come se volesse teorizzare il macrocosmo ed il microcosmo, sembra l'albero che sta dietro. Ma diamo una interpretazione più profonda di quest'opera. Questa finestra, questo scuro, che secondo me rappresenta la nostra condizione umana, il nostro modo di vivere, sempre pieno di angosce, pressati dal lavoro, dalle cose di tutti i giorni, dalle nostre passioni che ci legano, mentre invece c'è un fuori da questo buio che piano 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 illumina e diventa cielo, diventa libertà, diventa silenzio interiore, pace. Questa è un'artista che io adoro profondamente. Lei, oltre che essere un'ottima fotografa, è proprio un artista tutto tondo, nel senso che dipinge acrilico su tela, disegni, insomma, è realmente una forza della natura. Io sono convinto che nel tempo Veronica McLaren ci farà vedere delle opere incredibilmente belle. Io spero che questa mia presentazione vi sia piaciuta. Vi ringrazio e a presto. Ciao!